Ciao, bentrovati, bentornati nel canale di Mandorla e Cioccolata Patrizia. Allora, oggi il video in collaborazione con Unicoo che mi ha mandato una scatolina con delle sorprese. Unicoo è un brand tedesco con cui ho avuto già in passato il piacere di collaborare. Sono molto molto contenta che mi abbiano proposto un nuovo video in collaborazione con loro. Ci sarà per voi alla fine di questo video un codice sconto molto molto interessante per poter acquistare la loro proposta. Unicoo è una piattaforma di profumi artistici esclusivi che consente agli appassionati di profumi come me, come voi, di testare all'infinito delle fragranze particolari, fragranze artistiche, di nicchia, lussuose, a un prezzo piccolo piccolo, mediante un abbonamento mensile che voi potrete comunque revocare in qualunque momento. Ci tengo a dirlo, non è un contratto che si firma per la vita. Voi potrete provare delle fragranze in una praticissima travel size da 8 ml, che corrisponde più o meno a 120 spray. Ovviamente la durata di uno di questi travel spray dipende, insomma, dall'uso che si fa dei profumi. Diciamo che in media questa è una fornitura più o meno che può andare intorno dalle 3 settimane a un mese, utilizzando sempre lo stesso profumo. Per chi come me ha una quantità infinita di profumi in full size, in travel size, in sample, questo è un progetto che vale davvero la pena, perché io non terminerò mai i profumi in full size che ho, e ultimamente sono alla ricerca appunto di formati piccoli per poter testare il profumo, per farmene un'idea, per poterlo portare in viaggio e per decidere eventualmente poi se acquistarlo o meno. Tramite l'abbonamento, con il primo mese voi riceverete la travel size da voi scelta all'interno di un repertorio di profumi vastissimo e che si arricchisce mese dopo mese, quindi la travel size, che può essere scelta da voi, o potete anche farvi consigliare tramite i test che sono disponibili all'interno della piattaforma Unicoo. E con il primo mese anche in regalo riceverete il loro porta profumo da viaggio, che ha questa confezione di alluminio molto molto carina. Io qui dentro ne ho un altro, quindi vedete, si gira così, si svita, contiene il vostro profumo, lo ripara dal calore, lo ripara dagli incidenti, perché appunto anche se cade lo protegge, ed è anche molto molto sfizioso, sembra quasi un rossetto, no? Un po' più grande di un rossetto, quindi molto molto pratico. Ci sono vari formati di questi contenitori, c'è anche questo che è un po' più maschile, c'è anche in color argento, mi sembra. Io ne ho diversi di questi perché appunto con loro collaboro già da un po' di tempo. E potete disdire l'abbonamento quando volete, e il prezzo mensile è 17,95 euro, compresa la spedizione. Quindi, secondo me, il prezzo è davvero molto molto competitivo, in considerazione di due fattori. Allora, uno è che difficilmente si trovano decant di brand di nicchia e anche sample. È molto molto raro che voi riusciate ad ottenere un sample di un profumo di nicchia, e molto raramente le aziende li producono per la vendita. Il prezzo di vendita, quando c'è, di un 10 ml, può arrivare anche a 45 euro, ma anche di più. Brand come Frederick Malle, ad esempio, li vendono più o meno a queste cifre, quando li trovate. Quindi 17,95 euro è, per questi due motivi, un prezzo secondo me davvero davvero interessante. Oggi vi parlo di tre fragranze che mi hanno mandato, che Tatiana mi ha mandato. Una l'ho scelta io e le altre sono una sorpresa. Allora, iniziamo con questi. Sono tutti profumoni, e due di questi sono assolutamente adatti alla stagione invernale. Il primo profumo di cui vi voglio parlare è di Mikalef ed è Ylang in Gold, che ha anche una consistenza molto molto particolare. Non so se vedete che qui ci sono delle particelle di oro, quindi quando lo spruzzate,
sul collo intorno a voi, sui polsi, vi lascerà questo leggero color dorato. E si vede anche, non so se riuscite a vedere, adesso lo faccio asciugare e si rilascia insomma questo fluido che è molto bello, un colore luminoso pearlescente adatto anche alla sera. Ma veniamo al profumo. Questo è un orientalone, un profumo dolce, vanigliato, legnoso, aromatico e floreale, ma anche fruttato. È un profumo ricchissimo di note importanti, adatto alla stagione invernale, adatto alle feste, adatto alle sere di festa, adatto a lunghe notti da vivere a pieno, aspettando insomma qualcosa di bello e di buono che verrà. Il nome si ispira anche un pochino all'arte di Klimt, Healing in Gold, ricorda un po' come gioco di parole Woman in Gold, che è un famosissimo quadro di Gustav Klimt, il pittore austriaco che creò questo stile fatto appunto di vere pagliuzze d'oro che erano presenti nei suoi quadri, motivo per cui è stata inserita la pagliuzza d'oro all'interno di questo profumo. E la bottiglia originale ricorda molto lo stile Liberty, lo stile di Klimt. Se conoscete il genere, insomma, trovate davvero queste similitudini. È un profumone che non ha al suo interno dichiarata la nota di mirra, ma che vi fa venire subito in mente l'immagine di un profumo molto ricco alla mirra. Somiglia, per farvi capire un po' il genere, al cashmere di Chopard, ma in modo più lussuoso, più voluttuoso, più elegante, più duraturo, più. Ma siamo lì. Questo però è molto più complesso e è un profumo più signorile. Forse può ricordare il primo Cashmere, perché poi insomma le formulazioni lo hanno un pochino alleggerito. Vi leggo comunque le note olfattive. Allora, questo è un profumo del 2012 creato da Jean-Claude Astier. Le note di testa sono note fruttate in cui predominano pesca, lici, tangerino, e arancia amara, ma anche salvia, artemisia, rosmarino e geranio. Quindi già l'apertura è davvero un trionfo di note anche molto molto diverse tra di loro. Nel cuore c'è questo ylang ylang che è dominante, è un floreale questo basato sulla nota di ylang ylang, ma anche il sandalo, la menta, la magnolia, la rosa, il mughetto e nella base abbiamo vaniglia, cocco, muschio e muschio di quercia. Una bomba a dir poco, questo è un signor profumo. Io questi profumi li ho indossati tutti e tre, questo è molto molto duraturo, anche gli altri sono tutti persistenti, diciamo 12 ore, anche di più, anche di più. Ed essendo un profumo molto costoso, come tutti quelli di cui vi parlo oggi, se volete appunto provarlo, io vi consiglio il servizio di Unico, quindi Ylang in Gold di Mikalef. Andiamo a un'altra bomba a mano, qui parliamo proprio di roba forte, strong, e mi ha inviato Tatiana Delox di Tiziana Terenzi, quindi questa volta un naso italiano. Una brand artistico che è un fiore all'occhiello della profumeria artistica italiana. Io ho avuto modo di provare diversi profumi della Terenzi e qui anche abbiamo davvero un qualcosa da maneggiare con cura e con attenzione. Allora, in questo caso abbiamo anche qui la rosa, che è una rosa dominante ed è un floreale legnoso muschiato. Io azzarderei a dire anche orientale, io ci sento molto molto oriente qui dentro. Vi leggo le note olfattive, è un profumo che ha anche qui note importanti, resine, note dolci e questa rosa che è una rosa turca, una rosa davvero orientale, medio orientale. In testa abbiamo caffè, giacinto bianco e iris. Qui si avverte questa nota di caffè che richiama come genere un pochino profumi famosi al caffè, come Intense Caffè, ma a un livello superiore. Cioè non è un
profumo incentrato sul caffè, però questa nota si avverte molto, ma in modo davvero sofisticato. Nel cuore abbiamo rosa turca, vaniglia e opoponax, quindi una rosa ammaliante, una rosa scura, una rosa voluttuosa assolutamente da sera, da Venere in pelliccia, e nel fondo abbiamo miele, musco bianco, ambra e legno di cedro. Io vi dirò che anche qui avverto un qualcosa che non è dichiarato e che mi fa venire in mente la nota di oud che si ritrova in tantissimi profumi tipicamente orientali. Io la sento. E come in quello che vi ho fatto vedere prima, sentivo chiaramente la nota di mirra che non è dichiarata. Questo per farvi capire che la lettura delle singole note olfattive non è mai rappresentativa della impressione che può trasmettere un profumo, cioè il profumo va sentito. Voi potete leggere le note olfattive, io spesso faccio questo per affidarmi agli acquisti al buio, però poi leggo anche le review, vedo le review se ci sono, se non voglio andare a sentire il profumo, perché solo la lettura delle note olfattive non è esaustiva. Io qui avverto una nota di oud molto molto precisa. È quindi un profumo questo che per quale insomma deve piacere il genere medio orientale, altrimenti non vi piacerà. Tutto il resto fa parte del cuore del profumo, sono tutte note che ruotano, che danzano una con l'altra. Il caffè non è solo in apertura, ma ammalia questa rosa e danza fino alla fine. Quindi questo è un profumo molto molto particolare. Anche qui vi devo dire, non vi azzardate un acquisto al buio perché la spesa è elevata. Quindi vi straconsiglio questo servizio di Unico per certe scelte o voglie molto molto particolari. Poi in seguito potreste anche comprare la full size anche sul sito di Unico perché vendono anche la bottiglia. Ok, veniamo a quello che è nascosto qui dentro, che è quello che ho infilato subito nel packaging da borsetta per portarlo con me ed è il profumo che adoro, adoro. Io questo lo adoro, gli ho fatto la corte una vita, lo hanno usato in profumeria più di una volta, l'ho amato follemente, ho comprato diciamo un suo dupe di alto livello, ho dei dupe, dei flanker, ho tutti i flanker in dupe di lui, ma lui è lui, allora, anzi è lei perché ha un nome femminile, Delina di Parfum de Marly. Questo è quello che ho scelto io, felicissima di averlo, lo userò con il contagocce. Questo per me è un profumo straordinario, è la delicatezza e la femminilità fatta profumo, è un profumo passepartout secondo me, nasce forse più come profumo primaverile, ma si può portare in tutte le stagioni, in tutti i momenti, in tutte le situazioni. In ogni contesto è particolare, ma secondo me non può non piacere un profumo del genere. È un po' quella versione, il Delina, più sofisticata, più elegante, più briosa di un mix tra il Miss Dior Cherie e il Coco Mademoiselle degli anni di gloria, pur non avendo poi delle similitudini in fatto di DNA olfattivo, ma per farvi capire un po' il genere, quindi è un profumo giovanile, femminile, adatto, però ha una fascia di età che può andare dai 18 ai 65 anni, ma anche oltre, perché la giovinezza è nel cuore, non è anagrafica. Allora, veniamo alle note olfattive. Parfum de Marly ha creato Delina e poi ha creato dei flanker, quindi c'è il Delina Exclusive e il Delina La Rosée, e sono entrambi fantastici. Io devo dire che lui però è quello che secondo me merita in assoluto di più. E qui abbiamo un profumo del 2017 creato da Quentin Bish ed è un profumo improntato a note fruttate e un accordo di rosa turca e peonia. Sostanzialmente, poi ci sono altre note, ma quello che vi trasmette
come impressione fondamentale questo profumo. È un profumo alla rosa, una rosa leggiadra, una rosa accompagnata da un petalo di peoni avvellutato. Con questa apertura frizzante di frutti rossi, ecco perché vi dico un profumo molto brioso, molto giovanile. Abbiamo in testa lici, rabarbaro, bergamotto e noce moscata, che gli dà un po' di sprint. Nel cuore rosa turca, peonia, muschio, petali di fiori e vaniglia. Nella base cashmeran, legno di cedro, vetiverdi, ahiti e incenso. Allora, l'incenso è molto molto leggero qui, anzi vi devo dire che non si sente. Per il resto è un profumo per me straordinario, stupendo, che ha una delicatezza interiore ed esteriore davvero davvero raffinata, e che ha però una profondità nella sua espansione. È un profumo che ha un sillage pazzesco e una persistenza ma straordinaria. Per essere un profumo con queste note comunque così delicate, da giorno, è un profumo da giorno sostanzialmente, ma ciò non toglie che lo possa portare sempre. Questo profumo accompagnerà un po' tutto il mio dicembre, mi dispiace finirlo, poi mi consolerò con i dupe e con i flank. E io ho il Very Good Girl di Carolina Herrera, che ho comprato dopo aver sentito l'originale e che gli somiglia tanto, 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 ma Delina è Delina. Quindi anche in questo caso io vi consiglio di provarlo. Una volta nella vita toglietevi questo sfizio, provate l'originale in una travel size, 17,95 euro, e passa la paura. Allora, io ringrazio Yuniku e Tatiana in particolare per questa collaborazione. Vi metterò qui in sovraimpressione il codice sconto, che è MAC50, ma ve lo scrivo anche sotto nell'info box, per acquistare il primo mese di abbonamento al 50% di sconto. Quindi approfittate, vi linkerò il link con cui potrete usufruire di questo sconto. Vi invito comunque a dare un'occhiata al sito, a giocare con il test, a chiedere consigli e a provare, perché no, concediamoci insomma per Natale un lusso a piccolo prezzo. Grazie di avermi seguito, un bacio, al prossimo video, ciao!